Ciao amici, una recensione e dopo rispettivamente 7 e 4 anni ci ritroviamo con un nuovo numero di Caria Tira, ovvero un raccoglitore degli ultimi 4 anni di tutte e circa 200 vignette introduttive che Silvia Zicche ci regala ad ogni settimana sul topolino. Ma guardiamolo meglio insieme. E' davvero amante e intenditore di queste classiche vignette, recuperai al tempo quando uscirono i relativi due primi numeri che già raccolsero una gran quantità di vignette. Piccola rassegna, il primo uscì appunto nel marzo 2014 che si è proposto di raggruppare tutte dalla prima ufficiale, che vi farò comunque vedere, tavola umoristica da agosto 2007 a dicembre 2013, infatti il volume è molto più spesso ma rimane comunque piuttosto eh, carino, come di fatto lo sono esattamente gli altri due. Perché se stessi chiedendo, oh, sì, questa è la prima grande vignetta che ha fatto la storia con Silvia che con Di Paperone immerso nel suo mare di dollari. E qui abbiamo circa 300 pagine, nonché 300 vignette, perché ad ogni pagina vi è una vignetta appunto, tutto quello che uscì fino al dicembre 2013. Davvero super carino come fumetto. Purtroppo prese un po' di umidità perché io quando lo acquistai da un privato non feci caso a quello che compravo ancora. e eh vabbè, Proprio con la bustina tutto è rimasto come avevo comprato e per fortuna, l'umidità non si è protratta nel restante delle pagine. Poi, dopo appunto tre anni, nonché quattro anni fa, uscì che Aria tira 2. Che si proponeva dunque di recuperare tutte quelle vignette dal 2014 al 2017, sempre la stessa impostazione con una piccola didascalia che contestualizzava la vignetta e la vignetta in sé. Silvia che è sempre rimasta la sesta, può essere migliorato il tratto. L'unica cosa che è cambiata, ma l'umorismo della prima vignetta equivale all'umorismo e alla comicità dell'ultima uscita ieri potenzialmente. Quindi, qualcosa di davvero strepitoso, una piccola didascalia iniziale, un pochino più grande dell'introduzione. Non abbiamo qua nel secondo numero, forse sì. Ecco, il disegno eh, invece ce l'abbiamo del copertina e passiamo dunque ora al terzo volume, al che aria tira 3. Piccola nota demerito per un collezionista è la costina. Cosa ci vuole a farla uguale? Perché è diventata blu? Perché non c'è il numero? Non capisco e perché non è centrata più o meno come gli altri. È qualcosa di brutto perché, che tu sia un collezionista o meno, voglio trovare la persona che piace avere in libreria un prodotto di questo tipo. Le pagine sono bianchissime in questo ultimo volume, sarà perché è nuovo fresco di stampa ma davvero una goduria agli occhi, di fatto come gli altri, però forse la carta è qualitativamente migliorata, visto che non vi sono pubblicità, penso sia l'unico fumetto in cui dall'inizio alla fine non vi è una pubblicità, non vi è uno sponsor, un marketing, niente, ma essendo pagine bianche nel contesto senza colori a lato, tutto risulta molto bello alla vista e questo si propone di raggruppare le storie da agosto 17 fino a Febbraio 21. Ci aspetteremo quasi sicuramente un CAD di a 4 Qualora Silvia Zig, che di qui a 3-4 anni, continuerà questa iniziativa che ormai porta avanti da ben 14 anni. E il volume è tutto qua. Io lo compro e lo consiglio di comprare a maggior ragione se avete gli altri due, ma anche se non l'aveste visto che in costina non compare il numero 3, può essere un buon modo per recuperare una serie di vignette che poi comunque trovate tutte sul topolino. Infatti, topolino 3221, 3222, 3223. Non vi è nulla di inedito se non fosse queste ultime. Gag finali che sono le uniche in cui ha partecipato Silvia Ziche, presenti alla fine, tavole documento conclusive che uscirono per il Lucca 2017. Nulla di nito dato che sono vignette che già conosciamo e qui c'è poco da leggere, poco da recensire. Voglio però aprirne una a caso di ogni volume e farvi vedere lo stile che è sempre stato quello della buona Silvia Ziche. Ancora digitale terrestre siete? Io sono già passato al digitale marziano. E qua siamo nel 2010. Oppure ancora, aprendo casualmente il secondo volume. Siamo nel 2015. Buon compleanno Topolino. Eh eh, ho studiato un sorriso di ringraziamento che farà inevitabilmente dire gli anni passano, ma tu non cambi mai. Eh eh. Ok, la torta non è propriamente la migliore che si aspetta al buon topo, ma sicuramente gustosa. E poi... Andiamo adesso alle più recenti, quindi apriamo una pagina a caso. Tranquillo zio, questo è un anno bisestile, c'è un sacco di tempo, posso prendermela con calma di paperino che sfrutta il fatto che ha un giorno in più l'anno, che effettivamente è così. Nulla, questo è il fumetto Cariatiro, io ve lo consiglio. Tra l'altro la copertina è molto carina, direi che è Silvia Zi è l'autrice della copertina, non c'è scritto forse, ma direi che è così. Il colore è di Giulio Paganelli. Ma è molto bello anche l'effetto rilievo, tutto in rilievo, tutto quello che non è bianco è in rilievo, anche la città Disney, molto bello. Io adoro il formato perché è molto flessibile, è morbido, lo è sempre stato, quindi potenzialmente la qualità, se vuoi, la Panini riesce a darla. Costa 6 euro, esattamente come i precedenti due, seppur leggermente più piccolo. Perché ovviamente le storie sono quelle, le vignette non è che se ne possono inventare. Mi sarebbe piaciuto vederne qualcuna di inedita, tanto per, e poi appunto anche la carta, voglio sottolineare, è molto bella. Nel Topolino purtroppo quello settimanale c'è una carta molto da volantino. Qui invece la carta è veramente molto rigida e avevo paura infatti di un sovrapprezzo, invece per fortuna sempre 6 euro sono. Devo dire un'ottima trovata di marketing, penso una delle migliori riuscire a lucrare, a guadagnare anche sulle vignette introduttive ed è comunque una spesa che io consiglio di fare. Per recuperare gli altri due, ormai non è più possibile, penso, trovarli nel panini shop o in shop online, ma da privati. Spero non vi costino troppo. Io già li comprai al tempo e non saprei dunque dove poterli ottenere. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao ciao.